Saldi di fine stagione, saldi invernali, come sono andati? Si può tracciare già un primo bilancio? Sì, ormai siamo alla fine del periodo dei saldi che finiscono appunto tra poco più di una settimana. Potevano andare meglio, il bilancio non è dei più positivi, sono saldi che comunque sono andati meglio rispetto all'anno scorso, naturalmente non hanno registrato, diciamo, i livelli di vendite del periodo precedente alla pandemia, per cui ecco, c'è, diciamo, un segnale positivo, ma poteva essere migliore. Ci sono due fattori che possono aver inciso probabilmente: gennaio, o il picco dei contagi, e poi il caro bollette. Sì, sono stati due fattori assolutamente determinanti. Il periodo di inizio saldi, quindi subito dopo la Befana, è stato il periodo in cui abbiamo avuto l'esplosione dei contagi e quindi si è registrato proprio tante assenze di persone che sono mancate proprio perché magari o positive o magari anche chiuse in quarantena per il contatto, e quindi questo voluto dire moltissimo. Successivamente sono iniziata ad arrivare anche, e anche in quel periodo in realtà, le nuove, purtroppo, tariffe con le bollette molto aumentate anche per le famiglie, e quindi è chiaro che questo ha comportato magari la necessità di risparmiare sugli acquisti per i saldi. Ecco, dai vostri associati immagino che appunto l'emergenza più importante di adesso, al di là della pandemia, che speriamo di essere davvero la conclusione, è il caro bollette. Ci sono azioni magari che state pensando di mettere in piedi nei prossimi giorni, confronti con le istituzioni? Sì, noi stiamo chiedendo naturalmente a livello nazionale che si intervenga in maniera forte su questo aumento spropositato delle utenze, perché poi appunto incidono sia sulle aziende che sulle famiglie, e quindi è un circolo vizioso da cui diventa difficile uscire se non c'è un intervento dello Stato. Questo speriamo che avvenga, e speriamo che questi aumenti si vadano a sgonfiare, diciamo, nel giro di pochissimo tempo. È la preoccupazione in questo momento maggiore. È naturale, siamo quasi a marzo, inizia la nuova stagione, quindi le vendite comunque ripartono con la nuova stagione in un periodo in cui si spera di essere usciti, ecco, dalla fase dell'emergenza, si andrà verso una normalizzazione. Credo che ci sia ottimismo in questo senso, e questo è un messaggio, ecco, che vorrei dare, quello di comunque diciamo una previsione positiva per la primavera estate.